ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Lui è Darren. Ciao a tutti. Ciao. È il ragazzo nuovo di cui vi parlavo. Mi raccomando, accoglietelo con la vostra simpatia e l'allegria che vi caratterizza. Darren, ti puoi sedere vicino a Laura, lì vedi al primo banco. Sì, lui stesso. Ehi, ciao, sono Darren. Ciao, sono Laura. Sono felice che sei qui. Anche io. Ragazzi, adesso iniziamo la lezione, su. Ragazzi, allora, per oggi abbiamo finito. Ricordatevi domani il compito, che dobbiamo fare il compito italiano. E ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Darren, io sono Nicole del Sabatino. Stasera andiamo a mangiarci una pizza per stare un po' insieme, sei con noi? Mi piacerebbe, però non posso, devo fare compagnia alle mie sorelle perché mamma lavora fino a tardi. Ok, allora ci possiamo organizzare un altro giorno. Non credo, la sera siamo quasi sempre soli. Ragazzi, la traccia del tema che vi ho appena dato riguarda il vostro futuro. Come lo immaginate? Quali speranze avete? Quindi cercate di scrivere com'è adesso il vostro presente e come sperate sia poi il vostro futuro, ok? Quindi avete 2 ore da adesso, iniziate subito. La mia vita ora è triste perché ho perso mio padre e abbiamo pochi soldi per vivere. I miei compagni studiano, giocano a pallone, hanno il cellulare e vanno a mangiarsi il panino al pub. Io non posso, devo stare a casa con le mie sorelle perché mamma deve lavorare tanto per guadagnarsi qualcosa da mangiare. Nessuna ragazza mi guarderà mai se sarò sempre così. Ne approfitto che Darren ancora non è arrivato per dirvi che lui ha una situazione familiare molto particolare, quindi vi prego aiutatelo e soprattutto non fatelo sentire a disagio per quello che non ha, mi raccomando. Buongiorno, scusate il ritardo. Ragazzi, però per piacere un po' di attenzione. Allora, ho detto, oggi facciamo così, prima correzione degli esercizi per casa e poi cominciamo a introdurre il nuovo complemento che studieremo. Qui, secondo me, c'è qualcosa di strano che starà combinando Darre. Non vorrei se stai facendo qualcosa di sbagliato. Sì, hai ragione. Proviamo a fare questa cosa. Seguiamolo dopo scuola e vediamo cosa fa. Ragazzi, avete visto? Io sono preoccupato, devo parlare subito con Darren. Ok, ma come glielo diciamo? Non lo so, ma a modo dobbiamo trovarlo. Va bene, dai, ora andiamo. Cosa è successo? È una faccia. E cosa ci fa lui qui? Sono veramente a terra. Volevo piacere a Laura, ma lei non vuole più sentirmi. Non mi vuole neanche più come compagno di banco. Darren, ci dobbiamo confessare una cosa. Ieri ti abbiamo visto con una persona strana. E c'era anche Laura e si è spaventata. Cosa? No, perché? Noi ti vogliamo bene, anche Laura te ne vuole. Non devi frequentare quel tipo strano per stare con noi. Non ti servono cellulare, soldi, vestiti alla moda. Sì, perché sei simpatico, sei allegro, ci fai anche ridere. E poi l'avrà detto che appena ti ha visto le sono piaciuti i tuoi occhi dolci. Per favore, il vecchio Darren era tanto carino. Io l'ho fatto perché pensavo che facendo così le sarei piaciuto di più.
mi hai cambiato di nuovo look? No, questo è il mio look. Ragazzi, buongiorno, volevo chiedervi scusa, soprattutto a te, Laura. Lo so che ho sbagliato, mi perdoni. Perché sei tu che porti il sole e non c'è niente al mondo di migliore, di te nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio, è un conto alla rovescia col tempo a rilento. Però ti sto aspettando come aspetto un treno, come mia nonna aspetta un terno.